Gentile sottosegretario, carissimi dottor La Porta, Avallone De Bernardinis, signore e signori, quando venni indicato come commissario europeo all'industria, in occasione dell'audizione di fronte al Parlamento, dissi che si poteva realizzare, anzi era auspicabile, la realizzazione del matrimonio tra industria e ambiente. Poteva forse non apparire un matrimonio d'amore, semmai era più un matrimonio di interesse, ma in genere i matrimoni di interesse durano di più di quelli d'amore, quindi era un matrimonio che andava fatto. Ho cercato di svolgere il ruolo di celebrante di questo matrimonio durante tutto il mio mandato di vicepresidente della Commissione e di responsabile della politica industriale, perché sono assolutamente convinto che l'Europa debba essere protagonista della lotta al cambiamento climatico, ma nello stesso tempo, se vogliamo uscire dalla crisi, non possiamo non ritornare ad una politica industriale che permetta di creare lavoro e di puntare alla crescita. E la politica ambientale può e deve essere uno strumento utile, un'opportunità per la crescita. E così il primo grande evento che poi ha portato alla conclusione dell'ultima riunione dei capi di Stato e di Governo, che ha deciso di ridare all'Europa una politica industriale, diciamo, questo lavoro è cominciato qualche anno fa con un grande evento che avevamo denominato la terza rivoluzione industriale. E ospite d'onore esterno era l'amico americano Jeremy Rifkin, che tutti quanti voi conoscete, a volte un po' visionario. Però questa sua idea di sposare ambiente e industria a me aveva sempre prodotto un effetto molto positivo. E così abbiamo cominciato un percorso che ci ha portato finalmente a dare all'Europa una strategia di politica industriale con investimenti concreti, 150 miliardi di euro per la prima volta dal 2014 al 2020, ma una politica industriale che non è la politica delle ciminiere, ma è la politica della competitività, della qualità, ma anche della industria non inquinante. Non è un caso che abbiamo scelto tra gli elementi caratterizzanti della nostra politica industriale alcuni settori chiave che sono proprio legati ad un sistema di imprese meno inquinante. Pensiamo soprattutto alla biotecnologia, alle nanotecnologie, pensiamo al settore dell'auto. Noi abbiamo lavorato molto per l'auto verde, uno degli obiettivi proprio della Commissione europea nell'ambito della strategia 2020-2020 è anche quello di avere auto meno inquinanti. Stiamo lavorando molto per l'auto verde, che ripeto è uno dei sei settori che rappresentano la chiave per la reindustrializzazione dell'Europa. Altro settore importante è quello delle costruzioni, che noi abbiamo chiamato delle eco-costruzioni, perché parlando un po' di quello che pensa Rifkin, con tutte le abitazioni, tutti gli edifici che ci sono da ristrutturare all'interno della Unione Europea, si può fare politica ambientale e politica industriale insieme, vale a dire ristrutturare puntando sul risparmio energetico, sulla riduzione dell'inquinamento e utilizzando anche materiali non inquinanti. Abbiamo fatto questo anche per quanto riguarda poi la politica della chimica, ad esempio con il regolamento REACH, che cerca di fare in modo che possano essere utilizzate sostanze chimiche che non danneggiano la salute, quindi tutelano, anche per quanto riguarda poi le scorie, tutelano l'ambiente. Pensiamo a quanta robaccia veniva immessa nei fiumi e nei corsi d'acqua. Oggi, grazie a REACH, i rischi che si vedevano prima sono certamente ridotti, oltre a tutelare la salute dei cittadini. Certo, questo costa, ha un prezzo, però offre la qualità del nostro prodotto industriale, soprattutto del prodotto industriale chimico. Altro settore molto importante è quello delle smart city, delle smart grids. Ecco, puntare su tutte le realtà infrastrutturali nelle città, ma anche nei collegamenti, che possano ridurre l'inquinamento. Poi c'è tutta l'azione a favore del risparmio energetico, tutta l'azione a favore delle rinnovabili, che
la Commissione europea ha proposto, sostenuto e sta cercando di trasformare in realtà. Prima di parlare di un settore che sta a cuore all'amico De Bernardinis, che è quello dello spazio nella lotta al cambio climatico, ma anche di una politica industriale moderna e competitiva, vorrei soffermarmi proprio sui finanziamenti che noi abbiamo messo per sostenere una politica industriale non inquinante. Bene, di questi famosi 150 miliardi destinati all'industria, 40 verranno dal grande pacchetto Orizzonte 2020, che è di fatto l'ottavo programma quadro, in tutto sono 80 miliardi per innovazione e ricerca, ma questa volta innovazione e ricerca finalizzati soprattutto a fare politica industriale. Beh, Smart City è uno dei grandi pacchetti che sono all'interno della nostra azione di politica di innovazione e della ricerca, e la ricerca dovrebbe ottenere il grande risultato di ridurre l'inquinamento, ridurre le emissioni di CO2, quindi puntare sempre più ad una industria più verde. È chiaro, la mia posizione è sempre stata evidente, non possiamo raggiungere immediatamente la green economy, abbiamo bisogno di un passaggio che è quello della greener economy, vale a dire un'economia che a passi anche decisi, abbastanza rapidi, si avvicina ad un obiettivo, perché non possiamo neanche imporre all'industria in un momento di crisi obiettivi irrealizzabili, perché sennò si rischia di fare propaganda e di fare anche un danno all'azione forte che l'Europa sta conducendo contro il cambiamento climatico. Noi europei siamo all'avanguardia, purtroppo non siamo ancora riusciti a convincere americani, indiani e cinesi che la tutela dell'ambiente è un bene prezioso. Bene, in questa strategia io credo che si debba sempre trovare molto equilibrio, una forte azione per la riduzione di emissioni di CO2, senza però costringere le imprese a fuggire dall'Europa, perché regole teoricamente molto positive, ma ahimè di difficile da rispettarsi, potrebbero portare alla chiusura delle imprese e a una delocalizzazione delle industrie, con un doppio danno: danno alla industrializzazione dell'Europa, danno all'occupazione, ma anche danno alla politica ambientale, perché ogni qualvolta un'impresa, un'industria lascia l'Europa e va in Cina o in altra parte del mondo, parlo della Cina perché è l'immagine un po' dell'inquinamento, Pechino, va a produrre aumentando le emissioni, non diminuendo. Purtroppo non ci sono le frontiere usque ad sidera, come si diceva quando studiavamo diritto, le frontiere ambientali non esistono, quindi inquinare in Cina significa produrre un danno alla lotta al cambiamento climatico anche a casa nostra. Bene, quindi politiche ambientali e industriali che possano andare d'amore d'accordo, fatte anche con intelligenza. Naturalmente le nostre azioni sono molteplici e mi vorrei soffermare brevemente sull'azione che noi stiamo conducendo nella lotta contro il cambio climatico e per l'osservazione della Terra utilizzando i nostri sistemi satellitari. Voi sapete che l'Europa si sta spendendo molto per la politica spaziale, abbiamo tre sistemi europei, uno si chiama EGNOS, un altro Galileo e l'altro è il terzo Copernicus. EGNOS è un po' il padre di Galileo. Galileo è il GPS europeo. Stiamo lanciando i satelliti, i primi servizi dovrebbero esserci tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo anno, cioè utilizzando i segnali che arrivano dal cielo si possono fare azioni di politica per i trasporti, e anche qui tutto per la riduzione, rendendo più agevole il trasporto si riduce l'inquinamento, anche quello acustico, azione a sostegno di un'agricoltura, quindi anche da questo punto di vista meno inquinante, perché grazie ai sistemi satellitari si limita per esempio l'uso degli anticrittogamici esattamente alle zone dove si devono utilizzare, si può utilizzare anche per la tutela, per politica agricola, anche per quanto riguarda gli animali, anche qui tutela dell'ambiente e rispetto dell'ambiente dove vivono gli animali. Politica agricola sempre, per esempio osservazione delle realtà, utilizzazione, lavorare nelle realtà, penso all'Africa dove c'è siccità, si può aiutare grazie a Galileo
anche molto la salute, penso a quello che si può fare per le persone a mobilità ridotta, le persone non vedenti, anche qui riducendo attività inquinanti, riducendo la circolazione delle auto. Insomma, sono moltissime, però l'aspetto forse più importante per quanto riguarda la lotta al cambiamento climatico può venire dall'utilizzo del sistema Copernicus. Il sistema Copernicus è un sistema misto europeo e nazionale con una gestione, diciamo, congiunta, per cui si utilizzano sia satelliti nazionali sia satelliti europei. L'altra settimana abbiamo lanciato il satellite, forse l'avrete visto in televisione, Sentinella 1A, che fa parte di questo sistema Copernicus, che è destinato anche all'osservazione della Terra, quindi ad azioni forti per verificare lo sviluppo del cambio climatico, pensiamo a come si muovono i ghiacci o la siccità, ma anche nell'area più vicino alla nostra, tutta l'area del Mediterraneo. Lasciamo perdere gli impieghi per la sicurezza e le verifiche dell'immigrazione, io mi sto soffermando soltanto alla parte osservazione della Terra. Questo però può essere anche utilizzato per la protezione civile, le grandi calamità naturali, utilizzando il sistema Copernicus combinato al sistema Galileo. Faccio un esempio: un disastro ambientale che provoca danni, ma anche alle persone, isolamento delle persone, grazie ai segnali di Copernicus e alle foto che arriveranno di Copernicus si potrà vedere la realtà così com'è, cioè capire quali sono, non so, le zone isolate in caso di tsunami o le zone distrutte, e utilizzando invece il sistema di Galileo, i segnali di Galileo, si potranno accompagnare i soccorsi nelle zone che sono state colpite. Quindi anche un utilizzo congiunto dei due sistemi satellitari europei per intervenire, ma questo discorso vale anche per i soccorsi in mare, per in occasioni di inquinamento del mare ad esempio, quindi utilizzare anche la via satellitare nella lotta per la tutela dell'ambiente, contro il cambiamento climatico, e questo con una cooperazione internazionale. La politica spaziale è sempre più fatta di cooperazione internazionale, certo con competizioni. Gli americani non volevano che l'Europa avesse un suo sistema Galileo autonomo da GPS, cioè che vi serve se già abbiamo GPS, intanto siamo autonomi, ma poi anche la qualità è molto migliore, il sistema, il segnale di Galileo è molto più preciso, il margine di centimetri, mentre il margine di errore di GPS è di metri. Questo per un aereo che atterra già capiamo qual è la differenza. Ecco, quindi anche utilizzare per esempio per azioni di soccorso in caso di danni all'ambiente, penso incendi o alluvioni o inondazioni, poter utilizzare il terzo sistema che è EGNOS, che è già in funzione, per esempio permette di utilizzare 24 ore su 24 anche gli aeroporti che non hanno le strumentazioni per fare, cioè che utilizzano ancora il sistema di atterraggio a vista, quindi che non hanno tutte le strumentazioni necessarie per utilizzare le piste durante la notte. Questo in caso di emergenza, anche nella lotta contro il cambiamento climatico, diventa una cosa positiva. Ecco, questa è un po' sinteticamente una parte delle cose che facciamo per vedere politica industriale e politica ambientale come si possono sposare, perché sarebbe sbagliato guardare alla politica ambientale come un comparto a sé, isolato dalla politica industriale, e nello stesso tempo fare politica industriale senza preoccuparsi della tutela dell'ambiente sarebbe un errore clamoroso. Ecco, ho cercato di illustrarvi brevemente le cose che sta facendo l'Unione Europea, perché questa Europa così com'è va cambiata, ma non tutto quello che fa l'Europa è sbagliato, non tutto quello che fa l'Europa provoca danni, ci sono altre cose, forse dovremmo discutere sul fiscal compact o sulla rigidità del patto di stabilità, ma e quello su anche io sono favorevole a certe critiche che si fanno, ma da questo punto di vista l'Europa ha fatto molto, sta facendo molto per promuovere un'industria più a dimensione umana, si sta impegnando per dar vita a questo rinascimento industriale, che sia un rinascimento industriale foriero di occupazione, foriero di crescita, ma che sia anche foriero di una forte azione nella lotta contro il cambiamento climatico. E naturalmente queste azioni si realizzano se tutti quanti lavoriamo assieme. Le istituzioni nazionali, le istituzioni locali, le ARPA sono chiamate proprio a tutelare il territorio in questa azione
di tutela dell'ambiente, ma anche nella lotta contro il cambiamento climatico, quindi una cooperazione in base al principio di sussidiarietà. A noi tocca fare quello che a livello nazionale e quello che a livello locale non può fare. Ecco, questa collaborazione credo che sarà sempre più indispensabile negli anni a venire, in cui alla fine riusciremo, mi auguro, a raggiungere l'obiettivo. Io sono ottimista, faccio mio un proverbio brasiliano che dice: alla fine raggiungeremo l'obiettivo, e se ci accorgiamo che non l'abbiamo raggiunto vuol dire che non siamo ancora alla fine. Vi ringrazio.